Nell'arrampicata non bisogna mai dare nulla per scontato. Infatti oggi ti voglio parlare di come si assembla un rinvio. L'ho dato per scontato per tanti anni, per circa 26 di insegnamento. L'altro giorno parlando con una mia amica, parlando degli incidenti dell'arrampicata, mi è saltato in mente proprio il fatto che io non l'avevo mai insegnato. Quindi andiamo di corsa a rimediare. In genere i rinvii vengono venduti assemblati. Però come in questo caso, questo è un rinvio ibrido perché c'è una fettuccia pretzel e c'è due moschettoni che sono Etherid. E vabbè, il blocco del moschettone è pretzel. Cioè, la fettuccia c'ha, come potete ben vedere, due fori. Uno più piccolo sul lato destro e uno più grande sul lato sinistro. Da qui noi che facciamo? Selezioniamo prima il lato largo, quello col foro, e quindi ci posizioniamo il moschettone a leva. Questa è la leva, a leva dritta. Allora, quindi questo si apre il moschettone, lo si infila e la posizione corretta è quella di andare dove è più stretto, questo qui, in modo tale da l'apertura del moschettone deve essere dalla parte opposta di dove si trova la fettuccia. Ok, allora perché va sul lato largo? Perché il fatto che qui ci sia l'aria ampia, cioè il buco sia largo, vuol dire che permette il movimento libero alla fettuccia lungo il moschettone. Questo perché? Perché non bisogna mai bloccare le energie, e questo anche perché fa lavorare in trazione nella maniera ottimale il moschettone. In questa maniera qua regge una metà del carico. Vabbè, questo comunque è a posto, va bene così. Ok? Invece andiamo ora a lavorare sul moschettone a leva curva. Il moschettone a leva curva uguale, si posiziona sempre inserendo sempre il moschettone direttamente dentro il buco della fettuccia. Allora, questo qui è a leva curva per permettere, diciamo, l'inserimento ottimale della corda. È, diciamo, una questione di comodità, anche di comodità e anche di rischio, ma questo per quanto riguarda l'esposizione al rischio. Quindi meno tempo ci mettiamo a moschettonare, meno siamo esposti al rischio di cadere con la corda in mano. Questo già è più stretto e quindi evita il fatto che si possa girare. Perché? Perché è possibile che noi, tenendolo addosso, il moschettone si possa girare e ritrovarcelo in questa maniera qua. In questa maniera qua, nel posizionare la corda, poi verrà scomodo. Uno. Due, potrebbe, nel momento che andiamo a prendere il rinvio per entrare la corda, si potrebbe anche sganciarsi. Quindi negli anni è stata, diciamo, negli anni si è inventato questo gommino per evitare appunto la rotazione di questo moschettone. Come va posizionato? Va posizionato in questa maniera, va infilato dentro, la fettuccia va infilata dentro fino a battuta, poi il moschettone, badate bene, deve prendere sia il gommino che la fettuccia all'interno. Faticosamente andrete a posizionare il moschettone all'interno della fettuccia. Come vedete, sempre l'apertura del moschettone deve essere dalla parte opposta della fettuccia. E qui noi ci abbiamo ora finalmente il nostro amico rinvio che ci terrà i nostri voli. Ricordati sempre che senza sicurezza non potrai mai divertirti, e se non ti diverti non verranno mai i numeri. Buone arrampicate e iscriviti al canale cliccando sul tasto campanellina, così rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Alla prossima!